Buongiorno e buona domenica, cari amici di Patria Pio TV, e benvenuti a Natale con i tuoi. Bentrovata Arianna, quarto appuntamento del nostro programma domenicale dedicato ai giovani Natale con i tuoi. Anche oggi vogliamo fare il conto alla rovescia, ricordando a tutti che mancano 5 settimane e 5 giorni a Natale. Precisamente 41 giorni, e noi continueremo ad accompagnarvi ogni settimana insieme ai nostri inviati. E salutiamo anche tutti coloro che ci seguono attraverso i social: Facebook, Accoglienza Giovani Padre Pio, Instagram e YouTube, Padre Pio TV, e sul nostro sito teleradiopadrepio.it. Oggi, 14 novembre, è la quinta giornata mondiale dei poveri, sul tema «I poveri li avete sempre con voi». La giornata non è soltanto un'opportunità per tutta la Chiesa e per ogni battezzato per rimettere al centro di ogni percorso l'attenzione e la cura di ogni forma di povertà, ma anche un momento di riflessione su quelle relazioni che noi creiamo con i poveri e qual è la loro presenza nelle nostre comunità. Afferma Papa Francesco: la loro presenza in mezzo a noi è costante, ma non deve indurre un'abitudine che diventa poi indifferenza, bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri non sono persone esterne alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l'emarginazione, perché venga a loro restituita la dignità perduta e assicurata l'inclusione sociale necessaria. La giornata quindi sollecita il cambiamento della nostra mentalità per accogliere la sfida della condivisione e della partecipazione, a non considerare i poveri come persone separate dalla comunità, ma a mettere in atto una logica relazionale sempre inclusiva dove i poveri devono essere messi nella condizione di poter dare. Angelo, questo luogo è molto importante e significativo. Alle porte dei conventi e all'ingresso chiamato foresteria bussavano e bussano tanti poveri. In questo luogo tanti poveri di spirito hanno bussato per incontrare Padre Pio e poi Fra Modestino, in cerca di bisogni spirituali. Ma adesso ci chiede la linea chi della sua vita per la povertà ha fatto una scelta, perché ricordiamo che i frati minori cappuccini, nel giorno della loro professione perpetua, cioè per il resto della loro vita, promettono, come diceva San Francesco, di vivere la vita in necessità, obbedienza e povertà. Cediamo la linea a Fra Italo. Cari ragazzi, un grande saluto a tutti voi nel saluto di pace e bene e buona domenica, naturalmente anche a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Oggi ricordiamo il tema della povertà. I poveri saranno sempre con noi, diceva Gesù nel Vangelo. E cercando di fare una riflessione su questo argomento, mi sono imbattuto in un vero tesoro, delle parole di Don Tonino Bello, vescovo compianto, del quale ho una grande nostalgia perché ci ha lasciati tempo fa, ma continuano in me le sue riflessioni, e tant'è che spero tanto di vederlo e poterlo acclamare santo al più presto. Era il 1992 e lui parlava così della povertà. Di fronte alle ingiustizie del mondo, alla iniqua distribuzione della ricchezza, alla diabolica intronizzazione del profitto sul gradino più alto della scala dei valori, il cristiano non può tacere. Ebbene, quale voce di protesta il cristiano può levare per denunciare queste piovre che il Papa, nella Sollecitudo Rei Socialis, ha avuto il coraggio di chiamare strutture di peccato? Ecco, quella della povertà. Anzitutto la povertà intesa come condivisione della propria ricchezza. È un'educazione che bisogna compiere, tornando anche ai paradossi degli antichi padri della Chiesa che dicevano: se hai due tuniche nell'armadio, una appartiene ai poveri. Non ci si può permettere i paradigmi dell'opulenza, mentre i teleschermi ti rovinano la digestione, esibendoti sotto gli occhi i misteri dolorosi di tanti fratelli crocifissi. E le carte patinate delle riviste, che riproducono le icone viventi delle nuove tragedie del Calvario, si rivolgeranno un giorno contro di noi come documenti di accusa, se non avremo spartito con gli altri le nostre ricchezze. La condivisione dei propri beni assumerà così il tono della solidarietà corta, ma c'è anche una solidarietà lunga che bisogna esprimere. Ed ecco la povertà intesa come condivisione delle sofferenze altrui. È la vera profezia.
profezia che si fa protesta, stimolo, proposta, progetto. Mai strumento per la crescita del proprio prestigio o turpe occasione per scalate rampanti. Povertà che si fa martirio. Tanto credibile quanto più si è disposti a pagare di persona. Come ha fatto Gesù Cristo, che non ha stipendiato dei salvatori, ma si è fatto lui stesso salvezza e per farci ricchi si è fatto povero fino al lastrico dell'annientamento. L'educazione alla povertà è un mestiere difficile per chi lo insegna e per chi lo impara. Forse è proprio per questo che il Maestro ha voluto riservare ai poveri, ai veri poveri, la prima beatitudine. Ecco, ringraziamo il Signore per il dono di Don Tonino in questo giorno e ringraziamolo anche per il dono dei poveri, sperando che ci insegni Lui e aprendo noi stessi il cuore allo Spirito a condividere la nostra ricchezza e soprattutto a condividere la sofferenza che stanno portando gli altri fratelli. Ancora buona domenica e pace e bene. Grazie Fra Italo e appuntamento alla prossima settimana. Intanto è tornata a trovarci Marianna Lopes dell'Ufficio Accoglienza Pellegrinaggi. Benvenuta Marianna. Grazie, ciao Angelo, ciao Arianna. Ci stiamo avvicinando all'Avvento. Hai qualche anticipazione sulle catechesi al popolo che tanti aspettano con ansia? Beh certo Arianna, le catechesi dell'Avvento rappresentano sempre un momento importante e tanto atteso proprio perché di preparazione al Natale e anche quest'anno qui in santuario ogni sabato che precede la domenica di Avvento si terrà appunto una catechesi alle ore 20:45 nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Per chi può parteciparvi ovviamente di persona, chi invece non è presente può seguirci sempre su Padre Pio TV. Ovviamente di volta in volta andremo poi a approfondire anche insieme il tema che sarà trattato. Ma quali sono gli appuntamenti della prossima settimana? Allora, l'appuntamento più imminente è quello di questa sera. Domenica 14 novembre alle ore 18 comincia il Triduo in preparazione alla festa di Santa Elisabetta d'Ungheria, quindi patrona dell'OFS. Il Triduo ovviamente terminerà con la festa il 17 novembre alle ore 18, sempre la Santa Messa nel Santuario di Santa Maria delle Grazie. Abbiamo poi il venerdì 19 novembre l'apertura del sinodo della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo e in concomitanza si svolgerà anche la giornata mondiale della gioventù della diocesi che si svolgerà appunto nella chiesa di San Pio qui nel pomeriggio, come ho detto, di venerdì 19 novembre. Quali sono le domande che più spesso i pellegrini vi rivolgono telefonicamente? Beh, ovviamente la domanda principale riguarda gli orari di apertura e di chiusura, che ribadisco sono dalle 7 del mattino fino alle 19, tutti i giorni il santuario è aperto ed è visitabile. Poi l'altra domanda al momento è quella che riguarda il Green Pass. Come anticipato già in altre occasioni, per partecipare alle celebrazioni non è necessario il Green Pass, basta la mascherina e la distanza di sicurezza. Però se bisogna poi visitare anche la zona monumentale, quindi la vecchia tomba, la cella e il crocifisso, è necessario, oltre alla mascherina, alla distanza, anche esibire il Green Pass. Ricordiamo, come vediamo dalla grafica, le modalità per contattarvi. Grazie Marianna e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi. Adesso cediamo la linea alla regia. Rimanete con noi. Ritorniamo in diretta e continuiamo a parlare di povertà. Infatti oggi le povertà sono tantissime, fisiche, spirituali. Infatti Angelo è venuto a trovarci frate Edoardo Giglia, cappellano del carcere di Foggia. Benvenuto frate Edoardo. Grazie. Padre, come descriverebbe in poche parole la realtà nella quale è stato chiamato a svolgere il suo mistero e in cosa consiste? Allora praticamente, ecco, vedete, ci troviamo di fronte a Casa Sollievo della Sofferenza. Ecco, possiamo paragonare il carcere con la Casa della Sofferenza, dove ecco, il cappellano non svolge altro che il ministero di dare sollievo a questi fratelli e sorelle ristrette.
La sofferenza, come ben sappiamo, ecco, è qualcosa che tocca la persona, soltanto che i detenuti non soffrono solo a livello fisico per una malattia che gli è capitata, ma soprattutto è una sofferenza di tipo spirituale e morale, ma anche umana, appunto perché lì c'è tanta umanità. E il compito del cappellano è quello di cercare di stare vicino a loro. Quello che ho fatto mio come motto è quello di parlare poco ma di ascoltare molto, perché vedo, sono ormai 7 anni che sono cappellano del carcere, e vedo che loro hanno bisogno di qualcuno che dedichi loro del tempo, che li ascolti, perché è importante l'ascolto, perché forse sia fuori dal carcere come anche dentro, a livello anche degli operatori, manca questo, manca tutto ciò, manca qualcuno che si metta a disposizione loro e che sia semplicemente lì con le orecchie aperte a sentire tutto quello che loro hanno da dire, anche per sfogarsi. Poi successivamente, ecco, viene il discorso della fede, nel senso che tu puoi cominciare a parlare di Gesù Cristo, fare un approfondire, ecco, quella che è la dimensione della nostra fede, cosa che è molto difficile nei detenuti, nella maggior parte dei detenuti, perché tanti hanno bisogno o si rivolgono al cappellano soltanto per sfogarsi, per parlare, come dicevo prima. Poi qualcuno sente la necessità, anche stimolato, che so, da una parola che io dico, da una predica, di avvicinarsi e di approfondire il discorso. Quindi com'è l'atteggiamento dei detenuti rispetto alla fede? Diciamo che è positivo, nel senso che in carcere, cioè i detenuti, c'è una ricerca del religioso o della religione, si ferma tutto a un livello esteriore. E chiedono molto, che so, i rosari, i tau, c'è cioè una grande distribuzione di questo tipo di materiale, poi i santini, le immaginette, in modo particolare Padre Pio va molto, va a Ruba, e anche perché, ecco, tutti sono devotissimi del nostro santo Padre Pio, in modo particolare quelle persone che vengono sostanzialmente dai nostri paesi di Puglia. Poi, ecco, c'è anche qualcuno che è molto bravo a disegnare, e quindi si disegna, fa dei bellissimi disegni di Padre Pio. Poi i tatuaggi, quasi tutti sono tatuati, però quello che io non faccio altro che ripetere loro per far capire che la fede non è questo, è qualcosa di ancora più profondo, dico che bisogna andare oltre al tatuaggio, oltre al disegno, oltre al rosario che loro mettono al collo o appendono alla brandina, perché, ecco, e qualcuno lo capisce. Non tutti, però qualcuno capisce, e c'è anche chi si mette a pregare, c'è anche chi dice il rosario o prende il libricino delle preghiere che io gli do e prega tutti i giorni, e questo è bello, questo è importante. Ma quali sono le loro paure più grandi? La paura più grande che loro hanno è quella di perdere la famiglia, di perdere gli affetti, perché vengono da situazioni molto, molto gravi, molto difficili, dove spesso entrano in contrasto con la propria famiglia.
e pensiamo a quei detenuti che si trovano in carcere perché magari hanno usato violenza nei confronti della moglie o dei figli, quindi vengono allontanati. Allora ecco, gli affetti in carcere sono importanti e direi che spesso riscoprono gli affetti quando gli mancano, questo è anche vero. Quando ti manca un qualcosa, loro ne sentono ancora di più il bisogno, mentre quando stanno fuori sono indifferenti perché è normale. Però in carcere, ecco, ad esempio, i colloqui con i familiari diventa fondamentale, importantissimo, anzi non deve mai mancare. È più importante direi anche della messa, perché capita una volta ogni 6 mesi che a turno hanno il colloquio di domenica. E quindi tanti non vengono a messa perché devono fare il colloquio. Questo io lo capisco, non li rimprovero, non gli dico niente, perché capisco che per loro è importantissimo, ecco, ricevere la famiglia che li va a trovare, e quindi è un momento, diciamo, di famiglia, un momento intimo. E poi la telefonata, poi grazie a Dio, ecco, da quando sta il Covid hanno permesso le videochiamate, per cui possono, chi può, ecco, chi ha la felicità di poter avere qualcuno all'esterno, fanno anche la videochiamata, e poi il modo di comunicazione con l'esterno più diffuso sono le lettere. Loro scrivono molto, stanno sempre a scrivere. La corrispondenza per loro è importantissima. E quali sono le loro speranze per il futuro? Le speranze per il futuro sono quelle di, come ho accennato prima, quelle di poter uscire fuori ed essere, poter vivere una vita felice e serena con le proprie famiglie, con la gente, nel mondo del lavoro. Però purtroppo il problema è le paure loro sono quelle che nel mondo esterno ci sono tanti preconcetti e quindi non vengono accettati e quindi tante volte perdono proprio questa speranza, perché uscendo fuori non trovano un'accoglienza che si deve. Certamente anche purtroppo le istituzioni fanno fatica a venire incontro a questa esigenza e quindi si ritrovano poi soli. Grazie frate Edoardo per la sua testimonianza e abbracciamo virtualmente tutti coloro che sono reclusi nei carceri italiani. Grazie. Grazie a voi. Pace bene. Ma adesso cediamo la linea ai ragazzi della scuola alberghiera di Michele Lecce di San Giovanni Rotondo, che oggi hanno preparato un piatto semplice. Buongiorno, siamo di Lipeola, Michele Lecce di San Giovanni Rotondo. Mi presento, mi chiamo Laura Raffaele e con la mia collaborazione come supporto tecnico e con l'aiuto dei ragazzi Matteo Orlando e Angelo Pietrimigno andiamo a presentare un piatto della cucina povera italiana. Buongiorno, oggi andiamo a preparare uno spaghetti ad olio. Come potete ben vedere sono pochi ingredienti: olio extravergine di oliva, pane soffritto, prezzemolo, peperoncino, aglio e sale per cuocere la pasta. La particolarità del nostro territorio è che con pochi ingredienti poveri possiamo realizzare dei piatti buonissimi. Allora, per preparare questo piatto iniziamo con un soffritto di olio extravergine di oliva, aglio e peperoncino. Successivamente, una volta che l'aglio sia ben dorato, ci aggiungeremo un pizzico di prezzemolo e un po' d'acqua di cottura per bloccare la cottura. Thank you.
A questo punto andiamo a scolare la pasta per poi far ultimare la cottura nel soffritto precedentemente fatto. Aggiungiamo un po' di pane tostato. Un po' di acqua di cottura. A questo punto andiamo a impiantare il nostro spaghetto aglio olio e peperoncino in arte povera. Grazie dell'attenzione, passo la parola a voi in studio. Grazie ragazzi, aspettiamo anche noi di poter assaggiare qualche vostra pietanza. Magari vi aspettiamo qui in diretta per mangiare insieme le vostre pietanze. Ricordiamo intanto a tutti voi che è possibile rivedere le nostre puntate, ma anche tutti i programmi di Padre Pio TV sul nostro canale YouTube Padre Pio TV. Cediamo la linea alla regia. Bentornati a Natale con i tuoi. Ci troviamo sempre in diretta dalla foresteria del convento. Questa Arianna è il luogo che ospitò Padre Pio quando si è ammalato di spagnola. Il dottor Angelo Maria Merla consigliò a Padre Pio di scendere in questo luogo e farlo assistere e sorvegliare dalla procuratrice Russo Rachelina. Egli, colpito da broncopolmonite, restò in foresteria finché non fu sfebbrato completamente e poi, con il consiglio del medico Merla, tornò nella cella numero 5. Probabilmente si ammalò di spagnola all'inizio del mese di ottobre del 1918, una decina di giorni dopo aver ricevuto le stimmate. Dopo circa un mese ci fu una miglioria, anche se, come attesta il suo epistolario, probabilmente ebbe una ricaduta. Perciò possiamo dire che anche Padre Pio, come noi, in questo momento ha vissuto una pandemia. Ma adesso cediamo la linea alla nostra suor Moira, che da Tricase ci chiede la linea e si trova insieme ad un ragazzo della Guinea. E parleremo di povertà, ma anche e soprattutto di amicizia e accoglienza. A te la linea, suor Moira. Buongiorno ragazzi, ciao Angelo, ciao Arianna. Oggi quinta giornata mondiale per i poveri, indetta da Papa Francesco. Ci troviamo in compagnia di Abdullahi Magassuba perché vorrei raccontarvi questa esperienza, vorrei far raccontare a lui la sua esperienza, che è un'esperienza che parla proprio di una povertà non solo materiale ma anche spirituale, anche di valori importanti per l'uomo. Valori, diritti che sono stati negati e diritti che Magassuba ha cercato di ottenere nel corso della sua giovanissima vita, ma che a fatica è riuscito a raggiungere. Vi racconto la sua storia, che tocca anche noi dell'ospedale di Tricase, perché Magassuba arriva attraverso il mare con grande fatica e con le difficoltà che vediamo ogni giorno in TV e approda, diciamo così, nel nostro ospedale per un problema di salute, dove lui trova accoglienza e cura.
una cura che poi è diventata per noi e per lui famiglia e amicizia. Lascio a lui la parola e liberamente ti chiedo, Abdullahi, di raccontarci la tua storia. Allora, prima di tutto sono Magassu Abdullahi, ho 22 anni, sono d'origine della Guinea, del West Africa, Guinea Conakry. Sono arrivato in Italia in gennaio 2017, che ho passato tante fatiche per arrivare in Italia. Quindi il momento in cui che sono arrivato qui, mi sono messo a impegnarmi a studiare e diverse cose per integrarmi il più meglio possibile. E poi dopo tutto quel percorso là mi sono ritrovato in una condizione di salute che mi ha messo giù in ginocchio, e poi con quella condizione mi sono ritrovato in ospedale qui, che mi hanno accolto come un membro della famiglia proprio, e poi che mi sono sentito proprio come a casa, come da vicino alla mia madre proprio. E invece è stata un'esperienza per me molto importante per tutto questi percorsi, perché sono arrivato all'ospedale allettato proprio, e poi sono uscito dall'ospedale che mi sentivo bene, e poi dell'anima, come di tutto quanto, del cuore e dell'amicizia, perché ho trovato tanti amici che mi hanno dato mano e che mi hanno aiutato per tante cose del percorso della vita. Quindi io ringrazio tutti quanti per i lavori che hanno fatto per me e per quelli che hanno fatto per me. E quindi sarebbe una cosa indimenticabile per me, perché questo ospedale è diventato per me purtroppo come un parte della mia famiglia, una casa della mia famiglia, del mio accolto proprio. Perché il momento in cui che ti trovi in difficoltà, quelli che ti vengono ad aiutarti e quelli che vengono ad accolterti, quindi là è il principale zona della famiglia tua. Quindi sono venuto all'ospedale panico di tre case, quindi mi sono sentito proprio, mi sentivo il dolore fisico, ma proprio mi sono sentito proprio la gioia, e anche alla fine non avevo più la voglia di andare via, perché mi sono trovato come una famiglia. Quindi è stata proprio una cosa spettacolare per me. Manco che non tengo i miei parenti vicino di me qua, ma mi hanno accolto proprio come una madre, la sua madre e la sua Antonella, che mi hanno aiutato tantissimo per il mio percorso di tutte le cose della mia vita. Quindi è stata una gioia infinita proprio. Questa gioia è stata anche una gioia nostra, Abdullahi. Oggi, quando Abdul è venuto per questa intervista, in realtà ho preso un po' a trabocchetto, non era del tutto consapevole, passava a salutarci. La bellezza di questa esperienza, diciamo, seppur nel dolore, seppur per arrivare qui hai affrontato, per arrivare qui in ospedale, tante difficoltà e tanta indifferenza anche da parte degli uomini, no? Delle donne che hai incrociato anche nel terreno salentino, anche nel territorio salentino, hai faticato, hai avuto delle difficoltà e che insieme in qualche modo abbiamo cercato di affrontare. Oggi arrivando qui eri tutto solare, eri contento in tutti i corridoi dei vari reparti, perché lui ha affrontato prima la rianimazione, poi il reparto di ortopedia e poi infine il reparto di riabilitazione, perché come dicevi tu sei arrivato allettato e siamo riusciti a farti fare qualche passetto per mandarti in altri centri specializzati dove poi ti hanno aiutato, dove ti abbiamo accompagnato, ma dove
sei stato di nuovo rimesso in piedi ed è quello che oggi noi vorremmo per te, simbolicamente e concretamente. Speriamo davvero che la cura, l'accoglienza e l'amicizia che ci lega e che tu hai avuto modo di sperimentare intorno a te in questo periodo di prova, ti aiuti a purificare tutte le cattiverie e le ingiustizie ricevute dall'uomo, perché come Papa Francesco diceva di recente nel suo discorso, proprio in vista della giornata dei poveri, noi vediamo nel povero l'altro volto del padre. Tu sei musulmano, io sono cattolica cristiana, ma tutti e due crediamo in Un Dio, Dio, un sì. unico Dio che ci ha legato in questi mesi e che ci fa dire che insieme diventiamo più ricchi. La tua povertà diventa la mia ricchezza e le mie povertà diventano le tue ricchezze. E insieme forse possiamo fare un cammino anche di speranza. Che dici? Sei È d'accordo? stato veramente così, perché io sono arrivato qua allettato e poi sono uscito sul carrozzino che sono andato su un altro centro riabilitativo, ma il primo di tutto è loro che hanno fatto il buon lavoro, il buon fatti e l'aiuto, perché sono arrivato sul letto, sono ritornato sul carrozzino e oggi mi vedo in gioia proprio ritornare in piedi, a venire a trovare proprio la mia famiglia accogliente, la mia casa accogliente proprio. Quindi è una cosa come obbligato da parte mia di venire a trovare loro E per noi è un proprio. piacere, Abdul, è Quindi, davvero un piacere. Arianna e Angelo, vi restituiamo la linea, buona domenica e alla prossima. eh sì. Ok, buona domenica, alla prossima. Ciao. Grazie. Grazie, Suor Moira, e ringraziamo anche il tuo ospite. Ogni persona che si presenta deve sentirsi accolta, deve sentirsi persona, con la sua dignità di donna o di uomo. Importante è quindi il luogo dove avviene l'ascolto. L'ascolto è la prima forma di aiuto. Chi si rivolge per essere ascoltato non è una pratica da evadere, ma una persona che oltre ad essere portatore di bisogni è un essere umano con la sua dignità. L'ascolto, se è profondo, permette di capire anche i bisogni non esplicitati, quelli che non si vogliono dire ma si lasciano sottolineare. Parliamo adesso di essenzialità e lo facciamo proprio con il nostro Alessio Crisetti, che attraverso il suo servizio lancia proprio un messaggio a noi giovani. A te la linea, Alessio. Buongiorno cari amici di Padre Pio TV e buona domenica. Non vi porterò eloghi particolari, non vi farò sentire le parole di persone, di altre persone oltre alla mia. Vi voglio condividere solamente alcuni spunti di riflessione da questa stanza che mi accoglie in questi giorni universitari qui a Campobasso, sul tema del giorno. Il tema, del giorno che è stato ripercorso in questa puntata è quello della povertà. E mentre, pensavo a questo tema ho visto quelle immagini che ci sono arrivate dal confine tra la Polonia e la Bielorussia di quei migranti che hanno attraversato il confine. E quelle immagini le ho riviste più di una volta. Molti di noi vedono semplicemente una massa di persone che si sposta, anche fastidiosa, ma io ho visto in quella massa non tanti individui indistinti, ma tante persone, tante storie. Ed ero curioso, volevo essere lì a chiedere a ognuna di quelle persone qual è la tua storia, cosa ti porta, cosa ti ha portato a fare questo lungo viaggio. E ogni persona sicuramente ha una storia diversa, però accomunata da un unico elemento, cioè la miseria. La miseria. E quanti di noi si scandalizzano ancora della miseria di queste persone ogni volta che vediamo queste immagini che vediamo spesso, ne vediamo tantissime ogni giorno. E proprio perché ne vediamo tante, siamo così sazi che siamo indifferenti, non ci interessano. Forse ci dovremmo interessare di più e cercare di capire, cercare di protestare, affinché queste persone possano avere un futuro migliore. Un futuro migliore in un mondo che è in pericolo, e qui mi collego al secondo tema del giorno.
cioè l'essenzialità. Io ho rivisto l'essenzialità nella quale tanto ci riempiamo la bocca negli attivisti che protestano per gli effetti del cambiamento climatico. Questi giovani, questi ragazzi che io ammiro molto, sono giovani che rinunciano a degli agi, rinunciano a dei mezzi di trasporto, a una determinata vita, fanno uno stile di vita apposta per rispetto di quel mondo. E la riflessione che faccio è che probabilmente l'essenzialità non è solo un qualcosa che ci migliorerà a livello spirituale dentro di noi, ma è qualcosa che ormai ci richiede il mondo stesso, è la terra stessa che ci chiede di essere più essenziali. Questo è un elemento molto caro anche al Papa. Ed è la terra stessa, quindi, a chiederci di essere più essenziali nei nostri comportamenti, nel nostro essere. E il futuro è questo, quello di insegnare ai nostri figli, anche noi, giovani che diventeremo padri e madri, insegnare ai nostri figli appunto questa essenzialità per continuare a vivere in un mondo sempre più pulito e sempre migliore. Spero che queste riflessioni non siano state inutili e che vi facciano pensare in questi giorni, in questa settimana, perché tutti noi dobbiamo imparare a essere meno indifferenti, più essenziali, affinché queste giornate, nelle quali noi ricordiamo la povertà come qualsiasi altro tema, devono essere per noi l'occasione per ogni volta ripensarci, per migliorare i nostri comportamenti, per migliorare noi stessi, perché se no altrimenti non servirebbero a nulla. E quindi il mio invito è quello appunto di ripensare a ciò che ci passa davanti e al quale siamo indifferenti, di cercare di vedere tutto da più punti di vista. E il proposito che mi faccio io ogni giorno, e tutti quanti noi dobbiamo provare a farlo ogni giorno di più. Questo è quello che mi sento di condividere con voi in questa domenica. Buona domenica a tutti e ci vediamo la prossima settimana. Arianna, il nostro tempo a disposizione è già finito, devo dire che è volato. Hai ragione, Angelo. Abbiamo passato 45 minuti davvero piacevoli. Grazie ai nostri ospiti e ai nostri inviati. Ma soprattutto grazie a tutti coloro che ci seguono su Padre Pio TV, ma anche su tutti i nostri social. Appuntamento a domenica prossima alle 10:30, puntuali, e in replica alle 16:30. Grazie a tutti e buona domenica. Buona domenica!